Buon pomeriggio a tutti, cari amici, eccoci di nuovo insieme per un nuovo interattivo. Allora, sempre unica variante, oggi vi faccio compagnia e cambiamo un attimino e parliamo dei single. Quindi il titolo è dedicato assolutamente ai single, quindi chi è da solo e sta cercando una persona nuova. Quindi novità in amore, quindi il titolo sarà dedicato ai single, novità in amore. Quindi vedremo se arriva per noi una persona nuova interessante da poter frequentare. Quindi qua ovviamente parliamo di persone che sono in questo momento da sole, anche divorziate, anche separate, ma che non hanno una persona, che non stanno frequentando nessuno e magari che da tempo che cercano ma non trovano, non trovano, insomma. Perché si può essere circondati da tante persone che magari insomma ci corteggiano, ma tra quelle persone non c'è nessuno che ci interessa, no? Mentre magari invece persone che a noi interessano non sono interessate a noi, no? Il classico. Quindi tante volte è difficile trovare la persona giusta che ci piace. Quindi vediamo un attimino. Cari single, oggi è tutto per voi il video. Benissimo, facciamo appunto una variante unica. Allora, vediamo intanto che energia avete in questo momento, come siete messe, siete messe nei confronti dell'amore, se avete voglia o no di innamorarvi, se siete pronte per un nuovo amore. Vediamo prima questa cosa e poi vediamo se arriva qualcheduno. E anche quello è molto importante, no? Che quando noi siamo pronti per iniziare una storia nuova è più facile che incontriamo qualcheduno. Se invece siamo un po' rinchiuso, rinchiuse in noi stesse, abbiamo più difficoltà. Magari la persona giusta ci passa accanto e noi neanche la vediamo, no? Classica cosa. Benissimo, vediamo un attimino. Questa carta qua proprio vuol parlare. Queste due, anzi, erano due. Ne prendo un'altra per vedere com'è il vostro umore. Un'altra, l'ultima, datemi l'ultima, ultima carta, grazie, datemi l'ultima carta, ultima carta, questa qua, ok. Allora, vediamo come siete messe voi e poi vediamo se arriva questa persona. Voi, ovviamente, uomini o donne che voi siate. E allora, vediamo un attimino che carte ci sono qua. Dunque, come siete messe in questo momento? Abbiamo un 5 di spade, un 6 di bastoni, un'imperatrice, un 6, scusate, un diamanti e il 3 di bastoni. Allora, decisamente, ragazzi e ragazze, avete proprio voglia di innamorarvi, di incontrare la persona giusta. Diciamo che avete abbandonato proprio le spade e le scimitarre qua, quindi basta con diciamo il pessimismo, le paure, i conflitti interiori, insomma, di queste spade, no? I sensi di colpa, le conflittualità, basta, da qualunque situazione amorosa voi veniate, basta, avete deciso di ricominciare a occuparvi molto di voi stesso, di voi stesse, e poi appunto di intanto guardarvi intorno, perché no, in cerca di un nuovo amore. Avete voglia di nuove sfide in generale, magari anche dal punto di vista lavorativo, perché no? Quindi di nuovi riconoscimenti con questo 6 di bastoni, di nuove avventure, nuovi riconoscimenti, nuovi successi. E decisamente ne avete voglia, perché qua mi esce anche l'imperatrice, siete pronte, siete feconde, avete voglia di innamorarvi di nuovo e di ritornare a splendere. E qui proprio è chiaro a questo punto con questi amanti che proprio è quello che volete, no? Volete proprio una persona che vi faccia sorridere e che vi faccia di nuovo innamorare e credere nell'amore. E siete pronte a partire con questo 6 di bastoni per questa
vostra nuova avventura, volete cominciare. Vedete questa persona che sembra che inizia a intraprendere un percorso. Benissimo. Quindi siete messi o messe bene, uomini o donne che voi siete. Benissimo. Quindi voi siete così. Bene. Adesso però vediamo se arriva la persona. Vediamo se arriva la persona. Lo vediamo con un altro mazzo. Dunque, vediamo se la persona, una persona interessante arriva per voi. Vediamo se arriva questa persona. Vediamo se arriva la persona. Vediamo se c'è, diciamo, a stretto giro di posta una persona. Nonché, ovviamente, sempre in un tempo non troppo lontano, insomma. Allora, arrivi o no? Vediamo se arriva la persona. Benissimo. Allora, facciamo una. Prendo altre 5 carte per vedere se c'è all'orizzonte qualcheduno. Perché voi siete di nuovo ben disposte. Diciamo che in questo momento vi siete già reinnamorati di voi stessi o di voi stesse. Siete già innamorati di voi stessi o di voi stesse. Avete di nuovo cura di voi, sia dal punto di vista del corpo che dal punto di vista dello spirito. E questo già è tanto, siete già a mezza strada. Ma vediamo. Allora abbiamo la regina di spade, la papessa, il re di spade, l'eremita e l'appeso. Pensate un po', sono uscite ben tre arcani maggiori e in mezzo a questo ve le faccio proprio vedere il re e la regina di spade. Pensate un po', e qui abbiamo questi tre arcani maggiori. Allora, abbiamo detto che voi avete ripreso a rioccuparvi di voi stesso e di voi stesse. Passerà ancora, credo, qualche mese, perché qui vedo un appeso, un eremita e una papessa, in cui diciamo che ancora farete un lavoro di introspezione, di meditazione, quindi passerà ancora qualche mese, quindi diventerete ancora più sagge, ancora più riflessive. Un po' come il vino buono, migliorerete ancora di più. Quindi, alla fine di queste riflessioni che farete alla ricerca di voi stesse, del vostro sé più profondo, in cui sicuramente può anche darsi che farete anche degli studi, che state facendo dei corsi, state magari intraprendendo dei corsi per diventare magari nel vostro lavoro più professionali, insomma, corsi professionali, cioè state, come dicevano prima le carte, state pensando a voi stesse, sia da un punto di vista, diciamo, fisico, che da un punto di vista mentale, che da un punto di vista psichico e anche, devo dire, culturale con questi corsi che state facendo, qualunque tipo di lavoro voi facciate. Dopo tutto ciò, quindi al momento giusto arriverà quest'uomo, questo re di spade. Ovviamente parliamo di mesi, non parliamo di anni che arriva il re di spade. Il re di spade c'è e arriva per voi. Quest'uomo totalmente nuovo che voi ancora non conoscete, che non avete mai visto, e potrebbe essere il segno della bilancia dell'acquario del gemello, aveva l'ascendente uno di questi segni. Un uomo che lo riconoscete perché per lavoro indossa una divisa. Quindi fate attenzione agli uomini che indosseranno divise che conoscerete. Un uomo molto pragmatico, molto razionale, molto mentale, una persona che ragiona tanto sulle cose, che a volte può anche ferire con le sue parole, no? Perché le spade sono anche degli oggetti taglienti, però qui parliamo dell'essere taglienti, cioè di usare parole che fanno male, no? Quindi può essere magari in un momento in cui è inquieto, potrebbe anche dire delle parole un po' taglienti, no? In questo senso. Una persona sicuramente
che ha una certa età, diciamo che ha un po' più di 40 anni di solito, una persona veramente molto logica, una persona che potrebbe essere laureata, anche che magari che lavora anche nel campo culturale, mi fa pensare magari a un maestro, un insegnante, un professore, perché comunque in un certo qual modo la divisa, anche se un insegnante non porta una divisa, appartiene comunque a una certa categoria di persone, no? Quindi potrebbe essere anche quello. E comunque una persona che è un abile oratore e rispetta la legge, però vi dicevo molto razionale. Voi qui, dopo queste riflessioni che farete, mi uscite come regine di spade, quindi sicuramente ben disposte verso l'amore, verso l'arrivo del nuovo amore, ma un po' guardinghe, perché giustamente voi pensate, magari siete state deluse dall'ultima relazione, dite ok, io voglio l'amore, però un attimino voglio andarci coi piedi di piombo prima di fidarmi di una persona nuova. E questa persona che mi esce come re di spade più o meno la pensa come voi. Questa persona la pensa come voi. Quindi bene o male vi troverete proprio perché la penserete allo stesso modo su parecchie cose. Vediamo questa persona dove però la potreste conoscere. Dove la potreste conoscere? Prendiamo queste carte qua. Quindi dove potrebbero conoscere questa persona? Chi è che sta guardando? Dove potreste conoscerla? Vediamo un po'. Dove potreste conoscerla? Beh, potreste conoscerla se frequentate una compagnia o vedete degli amici durante una uscita con degli amici, con delle persone, amici o parenti. Un posto dove ci si ritrova insieme potrebbero presentarvelo, quindi in una di queste situazioni. Vi voglio dare anche le caratteristiche fisiche che potrebbe avere questa persona e anche l'iniziale, così avete altre cose che vi possono aiutare. Come potrebbe essere fisicamente questa persona? Per distinguere appunto. Le prendo tutte e due, sono uscite insieme, vediamo. Ho sbagliato mazzo, perdonatemi. Avevo inserito delle carte che non c'entravano qui dentro, non so perché, quindi rifaccio le carte, perdonate. Allora, veste sempre allo stesso modo, alto e scuro di capelli, quindi questa persona potrebbe essere alta, scura di capelli e che veste sempre nello stesso modo. Quindi ha uno stesso modo di vestire. Vediamo le iniziali. C'è un look sempre simile. Allora abbiamo la M, la B, la O, la S, la E e la U. Ah, c'è anche la G. Ok. Allora, vi ho dato parecchie caratteristiche, parecchie dritte. Come vi dicevo, però, questa persona non la conoscerete immediatamente, ma tra 2 o 3 mesi, non prima. Perché prima c'è un lavoro che dovete ancora fare, interiore, dentro di voi. Un lavoro di introspezione, di riflessione. Dopo di questo, incontrerete questa persona. Non escludo che voi che state guardando, alcune di voi, possono fare un lavoro come impiegate o come insegnanti, un lavoro magari dove hanno a che fare col pubblico, in ambito culturale. E quindi questa persona, che come dicevo prima, potrebbe essere anche uno che insegna o comunque avere a che fare con la cultura, potrebbe anche essere un libraio, non so,
ma potreste anche conoscerlo nel vostro stesso ambito di lavoro. Però comunque, come vi ho detto, è una persona che al momento voi ancora non conoscete. O che al massimo potreste conoscere di vista, al massimo. Questo è. Bene, mi pare di avervi dato parecchi ragguagli. E niente, noi ci vediamo la prossima volta per un nuovo interessante interattivo. Alla prossima, ciao!